coinvolgimento come le guide di Salerno e spero che, diciamo, il lavoro futuro sulla base di quello che è stato il lavoro passato possa essere sempre più proficuo. Quindi, personalmente, diciamo, sono onorato di essere qui e sono onorato di avere così tante persone per questo mio cambio. Ringrazio tante persone per questo mio cambio. Sto fra le mura della caserma d'Aossa. Buona giornata. Oggi ricordiamo il periodo di 3 anni che ho trascorso con le guide, un'esperienza veramente intensa che mi ha visto impegnato in numerose attività sia all'estero sia sul territorio nazionale. E porterò con me le emozioni che ho vissuto guardando in volto i miei uomini. Squadrone Comando e Supporto Logistico, il primo squadrone esplorante San Marco, esplorante specialità cavalleggeri, e la loro denominazione va fatta risalire ai tempi dell'impiego del reggimento come scuola carri veloci. Medesimo comandante di reggimento, colonnello Francesco Paolo Dianni, che assume il comando dello schieramento. Quello da là, vedete? Entrano e si schierano i labari delle associazioni combattentistiche ed arma. Thank you.
entrano e si schierano. Vengono resi gli onori al comandante della brigata Bersaglieri Garibaldi, generale di brigata. Passa di rassegna lo schieramento. Attenti! Settat! Ciao! Onori al comandante della brigata Garibaldi! Stendardo!
Okay. Start. Shovel. Mite. Ri. Osso. Il comandante di reggimento terrà ora una breve... Signor Prefetto, autorità civili, militari tutte, mi perdonerete se non elenco tutte le autorità intervenute, anche perché la memoria non mi aiuta in questi istanti e comprenderete le ragioni per cui ciò avviene. L'emozione. Sono orgogliosissimo. Orgogliosissimo perché guardando loro oggi, guardando i loro volti oggi, leggo nei loro sguardi, avendoli conosciuti individualmente tutti, leggo nei loro sguardi almeno tante emozioni quante io ne vivo. Ed è questo che io porterò con me uscendo da questo reggimento in punta di piedi così come sono entrato. Perché il vero significato di un comando, per quanto mi riguarda, non è quello di... Non voglio ricordare ciò che io ho fatto, perché io ho fatto veramente poco. Ho fatto veramente poco, mi sono limitato solamente a dare qualche linea di indirizzo. E i valori di affetto del quale avevo bisogno in questo istante. Perché è difficile lasciare il comando di un reggimento, è ancora più difficile lasciare il comando del reggimento Cavalleggeri di Guida. Ringrazio ancora l'intera linea di comando discendente, cioè i comandanti di reparto e delle minori unità tutte, a partire dai comandanti di squadra sino ai comandanti di gruppo che si sono avvicendati. Antonio, anche gli insieme al generale Emanuele De Luca, cioè il gruppo a squadroni, i comandanti di squadra che non elenco perché è troppo numeroso. Li ringrazio perché hanno saputo tradurre in atti pratici sul terreno anche nei momenti più difficoltosi le mie linee di indirizzo. E tradurre quelle parole infatti non è compito semplice e dunque li ringrazio per aver avuto la perspicacia di comprendere appieno i miei ordini e di averli tradotti così bene in pratica. Perché se le guide godono di un fascino che è ben precedente al mio arrivo alle guide, beh, questo fascino deriva dagli ultimi oltre 150 anni di uomini e donne che nelle guide hanno servito. Mi inchino al cospetto dello Stato nei momenti in cui mi era di tutti i tempi delle guide, dell'esercito italiano, delle forze armate, delle istituzioni che si sono adoperati nel tempo per regalarci quelle date del mio parlato prima. Auguro a ogni fortuna le guide di che si ganano con le guide che poi lasciare a piedi, schismate e tornare. Nelle loro mani più poco ho messo la mia vita e non ho passato per solo. Potrò fare la stessa cosa. Attenti! Guide, attenti! Idealmente con me, come un tempo.
Il comandante cedente pronuncia... Ciao! Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, da oggi riconoscerete quale vostro comandante il colonnello Diodato Abagnara. Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Gentili ospiti, dai pure riposo. Guide, riposo! Autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche, e con grande emozione oggi che entro in questa caserma e mi immergo nella realtà delle guide. Consentitemi innanzitutto di salutare dal più profondo del cuore, ossequio allo stendardo che ha guidato nella storia questo reggimento. Vorrei ricordare chiave in un esercito moderno.